Ciao, sono Valeria. Vi volevo fare vedere il mio primo mini album. La copertina l'ho tagliata con silhouette cameo. Poi se vi interessa vi farò vedere come, ma si può tagliare comunque anche manualmente. Allora, questo è il dietro del mini album. Ho messo un centrino di quelli plastificati, sembrano due stelle a strass, e questo è il tool che è attaccato a nastro perché va a chiudere il tutto, due nastrini, e questo è il davanti. Nel davanti ho messo un fiocco che chiude quello di tool che vedevamo prima dal dietro. Poi questo è una rosellina che ho fatto io con la pasta di mais e messa poi sopra un po' di colla glitterata. Fatto vedere il dentro. Ah, il dentro, dunque, la chiusura è a strappo, come vedete. Il dentro, ecco qui il dentro, è molto molto semplice perché essendo un mini album le foto è piccolo, quindi ci vogliono foto piccole e naturalmente le pagine sono poco elaborate, diciamo, altrimenti non ci sarebbe posto per la foto se poi gli metto tanti abbellimenti. Queste sono le pagine. Questa l'ho fatta con l'embosser con la Big Shot. Poi gli ho messo un pezzetto. Qui gli ho inserito qualche strass, e questi sono disegni che ho fatto con un punch. Quindi anche questo è un abbellimento in gomma crepla, un fiore, anche questo, e anche qui ho messo un po' di pizzo. Qui c'è un'altra taschina, un altro fiore. Poi questo c'è una tag, ve l'ho fatta vedere all'inizio, qui si può scrivere qualcosa e si inserisce ancora. Poi, siccome queste sono pagine che ho fatto con le buste piccole, ogni pagina, come vedete, ha una tasca dove inserire, volendo, altre foto oppure una scritta, qualcosa che volete mettere voi. E questo è l'album, molto semplice, come ho detto, piccolo. Poi lo richiudiamo. Ecco qua. E questo è l'album finito. Spero che vi piaccia e alla prossima. Ciao!